Con questo video inizio una serie di video dedicati ai motivi tattici. In realtà, più che la semplice classificazione dei motivi tattici, io sono interessato a vedere quali sono le condizioni necessarie e sufficienti perché avvenga una combinazione. Cioè, in base a cosa il mio cervello dovrebbe capire che devo tenere sott'occhio la scacchiera. C'è una combinazione in vista. Cosa mi dovrebbe far identificare questo concetto? È chiaro che ci sono degli elementi strategici, quindi delle condizioni necessarie e sufficienti di carattere strategiche, ad esempio, non so, un re in posizione insicura, un pezzo disposto male e così via, ma ne parleremo a lungo nei prossimi video. In questo video, invece, volevo attirare la vostra attenzione su un motivo visivo, geometrico. Questo motivo è sviluppato in maniera molto semplice, elementare ma chiara nel libro di Chris Wadworth, Chess Tactics Explained in English, cioè in parole povere quel libro di cui trovate una versione ridotta, tradotta in italiano in PDF sul mio sito. In quanto l'autore, questo Wadworth, mi ha dato l'autorizzazione, quindi non è una copiatura, quindi non ci sono problemi di copyright, in quanto mi ha dato l'autorizzazione a tradurlo in italiano. Ma qui, in questo video, invece, farò vedere degli esempi più complessi, tratti da altri testi, ma sempre sullo stesso motivo. In maniera tale che questo motivo geometrico, cioè l'allineamento, allineamento di pezzi sulla stessa colonna, sulla stessa traversa, sulla stessa diagonale, questo motivo visivo possa essere in un certo qual modo di aiuto nello scoprire una combinazione. Il primo esempio che vi faccio vedere è tratto da Wetechnik, un libro Understanding Chess Tactics del 2006, esiste pure la seconda edizione, questo è tratto dalla prima edizione perché non ce l'ho la seconda, in cui l'autore afferma che l'allineamento di parecchi pezzi, 2, 3, 4, 5 pezzi sulla stessa colonna, traversa o diagonale, è sempre un fattore significativo, a prescindere da quanti pezzi stanno, perché uno a prima vista può spaventarsi, dire vabbè, questa colonna come faccio ad aprirla se ci sono un sacco di pezzi in mezzo? Lui dice no, disinteressati di questo problema. Il fatto che visivamente il tuo occhio, il tuo cervello identifichi questo problema, guarda già di per sé, ti può essere di aiuto a scoprire una combinazione. Bene, vediamo questo esempio, tratto appunto dal suo libro, una partita del 1996. In realtà non è stata giocata, cioè adesso in questa posizione il nero ha giocato alfile F3. Noi vedremo una analisi, cioè nel senso il nero avrebbe potuto giocare scacco, ma non ha giocato questa partita. Mangia, forzato, mangia, torre G1, alfile F3. Ok, in questa posizione la posizione del bianco sembra assolutamente disastrosa. Nonostante i due pezzi in più, a due cavalli di più, il nero minaccia matto. Per esempio, non so, mangio l'alfiere, scacco matto. Oppure, che cosa posso fare? Beh, certo, donna F4 è l'unica che può parare il matto. Il nero chiaramente cattura la regina. Ovviamente non può dare scacco, anche se il pedone è inchiodato, perché ovviamente la regina copre. Va bene, quindi diciamo che la posizione è critica per il bianco. Il nero minaccia sia donna K3 scacco matto, perché il pedone G2 è inchiodato, noti? Oppure donna K4 scacco matto. E, insomma, è una situazione veramente difficile. Però osserva l'allineamento. Sulla colonna G sta torre bianca, donna nera, re nero e due pedoni. Troppa gente di mezzo? No, dice Wetechnik, che guardate che anche se ci sono molti pezzi in mezzo,
l'allineamento di tanti pezzi ci deve far venire in testa qualche idea, cioè qualche possibilità di combinazione. La mossa giusta è donna K6, para il matto, perché controlla se la casa K4 che la casa K3, quindi non può più dare il matto, e minaccia matto in H7. Quindi il nero deve catturare la regina, perché ovviamente se per esempio sposta l'alfiere, interponendosi tra l'alfiere e la casa H7, segue la semplice donna K2. Vedi, questa manovra di regina in pratica salva caprecavoli. Vabbè, posso anche mangiare, scacco e mangio l'alfiere, però poi c'è la torre in presa, insomma il bianco è rimasto con una torre in più dopo questi cambi, quindi è chiaro che non è possibile. D'altra parte, dalla posizione iniziale, da questa posizione, non poteva giocare subito donna F4, perché è ovvio che il nero non è scemo, non è che si limita a dare scacco e copre la regina, no, dopo donna F4 se la mangia la regina, semplicemente, quindi vince. Benissimo, quindi non è, quindi la situazione insomma del bianco è un po' particolare. Donna K6 salva capre e cavoli. Ora il nero quindi deve mangiare, G per H6, e ora dopo G per H3 ha ecco qui, mangia l'alfiere, e adesso è evidente che il nero deve restituire la regina, e quindi chiaramente il bianco rimane in grande vantaggio, rimane con tre pezzi per la torre. Bene, questo primo esempio quindi era semplicemente per far vedere come insomma l'allineamento ci deve essere da stimolo, quando notiamo un allineamento, a cercare qualche combinazione. Vediamo un secondo esempio. Questo è tratto invece dal libro di Haggard, Chess Defense. Questo è stato tradotto, mi pare, in italiano. Va bene. Comunque, questa è una partita celebre, Axe Korchnoi col nero. Allora, ragioniamo in termini di allineamento. Anche in questo caso, vedi quanti pezzi stanno allineati sulla colonna G? E anche il nero, infatti, l'ha notato tutto questo allineamento. E quindi giocò donna per G5. In maniera tale che dopo donna per G5, G per H5, ecco qui, ha pensato Korchnoi, grazie a questa inchiodatura, a questo allineamento, recupero la donna e niente, entro in un finale superiore, mai pensando che il bianco aveva a disposizione torre a 8, un controallineamento, vedi l'allineamento orizzontale adesso, tra torre e re, e quindi ovviamente ha perso, perché a questo punto diciamo l'unica soluzione, infatti il nero qui è abbandonato, ma l'unica soluzione per recuperare almeno la regina sarebbe stata scacco, mangia, scacco, mangia, quindi una liquidazione totale, A4, fine, il pedone, il re nero è fuori dal quadrato, quindi promuove la regina forzatamente, ecco perché il corso non è abbandonato. Ma allora come avrebbe dovuto giocare invece di donna per C5? Avrebbe dovuto giocare torre F8, mangia, scacco, re G2, scacco, forzata, mangio, cambia le regine, scacco, allineamento in diagonale, e il nero cattura la torre e rimane regina contro torre e rimane in posizione vinta. Terzo esempio, quindi in parole povere, insomma, l'allineamento a me interessava semplicemente far notare il fatto che l'allineamento è una fonte di combinazioni,
Quindi ogni volta che c'è un allineamento di pezzi, bisogna sempre pensare, c'è qualche combinazione. Questo, diciamo, deve essere uno stimolo quasi inconscio per il nostro cervello. Questa partita io la adoro, perché, vediamola dal lato del nord. Allora, qui è una partita vecchissima, del 1942, e il nero è una certa Carolina Neto. Carolina, la signorina Carolina. Beh, la signorina Carolina, io sono innamorato di Carolina, ma adesso fa una mossa che è meravigliosa. Vediamo innanzitutto la posizione, tocca al nero. Che cosa osserviamo? Io ho colorato l'allineamento in diagonale, alfiere che inchiude il cavallo, difeso dalla regina bianca, questo allineamento. Vediamo Carolina come gioca. Carolina fa una mossa meravigliosa. Fa torre G8. A prima vista sembra una mossa assolutamente pazzesca, idiota, da principiante, ma che cos'è torre G8? In realtà Carolina si è resa conto che c'è un allineamento formidabile sempre sulla colonna G. Vedi? I pezzi che ho colorato di rosso e di verde. La torre G8, che ha appena messo, il pedone in G7, il cavallo in G6, e poi il bianco c'ha il pedone G3 e il re G2. Ripeto, non ha importanza quanti pezzi ci siano in mezzo nell'allineamento, l'importante è che ci sia questo allineamento. Ovviamente il re è il punto nodale, focale, per fare una combinazione. Quello, o il re o la donna, grosso modo, quelle sono le nostre principali fonti di ispirazione. Qual è l'idea di Carolina? Vuole fare cavallo H4 scacco. Adesso la vediamo. Il bianco ha giocato C3. E il nero ha giocato, appunto perché il bianco non ha capito che, tra l'altro, che diavolo vuole fare il nero. Il nero ha fatto cavallo H4 scacco. E c'è quell'inchiodatura, quindi ha dovuto per forza mangiare G5. Ecco che si spiega torre G8. Vedete, in due sole due mosse si è aperta la colonna G. Torre G1. Ribka dice che sarebbe stato migliore G per H4 scacco, direttamente aprire la colonna. Ed è vero, ha ragione, per l'amor di Dio, perché per F1 mangia, mangia, cattura l'alfiere e poi adesso gli va a dare matto. Sì, è vero, però non togliamo la freddezza del motore, ci toglie la bellezza delle mosse di Carolina. Carolina invece ha giocato scacco, forzato, donna per F3, scacco, ecco, l'allineamento, la mossa torre G8, che sembrava una mossa assolutamente misteriosa, tipo le mosse, la famose mosse misteriose di torre di Nemtsovic. Re H2, donna per F3, ha catturato la donna, però giocando in questa maniera ha perso le due torri, ma comunque scacco, re H1, scacco, tutta una sequenza forzata, re H2, scacco, re H1, donna per H3, scacco matto, brava Carolina. Nota, l'alfiere G1 controlla la casa G, l'alfiere B6 controlla la casa G1, ecco perché è scacco matto. Bene, quindi anche questo esempio, comunque, torre G8, la formidabile mossa torre G8, a prima vista, come si fa a identificare una combinazione del genere? Ma è proprio l'allineamento, è proprio questo motivo geometrico che ci fa venire in testa una combinazione del genere. Passiamo avanti. Questa è una partita Nigel Short contro Timman. Purtroppo in questo torneo Nigel Short, allora vediamola dal punto di vista, ecco qua del bianco che è Short, purtroppo Short non sfruttò al meglio questo allineamento. Lo vedi questo allineamento? Qui c'è, è la regina che sta in mezzo, la donna nera,
donna, cavallo, e il bianco a quei tre pezzi. Questo allineamento ci deve far venire in testa qualche idea. È vero, è ovvio che ci sono dei motivi strategici, c'è la posizione spiacevole del re nero, c'è la torre B8 che è in difesa, insomma è chiaro che il nero non sta bene, Timman è uscito malissimo da questa apertura, però purtroppo, purtroppo il bianco non la vide. Il bianco giocò donna B3, è una buona mossa, donna B3, è una buona mossa che però poi lo portò addirittura a perdere. La mossa giusta invece era la splendida cavallo D6, una combinazione per l'appunto. Adesso minaccia cavallo per C6 scacco. Volevo leggervi il commento che Jan Timman fa su New in Chess numero 7 del 2008 a proposito di questa partita, e dice, vabbè la traduco ovviamente, il fatto che questa combinazione fosse trovata non ha niente a che fare cioè non è stata trovata al lume di candela o lungo una tradizionale colazione inglese, ma quindi voglio dire, cioè lui vuole sfottere, no? Cioè vuole dire, vabbè, non l'abbiamo trovata, diciamo, con il metodo classico di analisi post partita, diciamo davanti a bacon è un toast, è un buon tè. No, l'ha trovata un fenomeno contemporaneo, ci dice il computer. È dubbio che un essere umano l'avrebbe trovata. Beh, mi dispiace che Timman abbia tanta fiducia nel computer. In realtà, ecco, questo allineamento poteva essere di aiuto anche per un essere umano per trovare la mossa giusta. La minaccia giusta, appunto, era la combinazione era cavallo di 6. Minaccia cavallo per C6. Ora, se mangia il cavallo con la regina, allora c'è scacco doppio e quindi perde la regina, non può. Quindi deve mangiare C per D6, scacco, anche questo è un attacco doppio perché minaccia sia la donna che il re. Deve spostare il re per difendere la sua regina e però cavallo B8 scacco. Ovviamente è niente, il nero può solo abbandonare. Ovviamente la combinazione funziona grazie al fatto che la torre B8 è piazzata male, però se vogliamo è una combinazione di tre mosse. Cavallo D6, C per D6, cavallo per C6, re D7, cavallo B8 scacco. Due mosse e mezzo. Dice Timman, giustamente, dice, per trovare una combinazione di due mosse e mezzo ci vuole un computer. Sì, è vero, ha ragione, è complicatissimo trovare le combinazioni. Però, ripeto, il motivo geometrico... cioè l'allineamento di tanti pezzi ci avrebbe potuto, diciamo, ci aiuta, ecco, se Nigel Short avesse illuminato nella sua mente queste case, forse gli sarebbe venuta l'idea giusta. Una partita del 2006, Olimpiadi giocate a Torino. Ok, questa è tratta da John Nunn, grandmaestro John Nunn, Secrets of Practical Chess, e lui dice, è interessante, dice che tutte le mosse giocate lungo una colonna controllate dall'avversario sono molto difficili da vedere quando non c'è una cattura di materiale. Va bene, osserviamo che cosa è successo in questa partita del 2006. Il nero ha giocato donna A5. Noti l'allineamento? Donna, cavallo e donna bianca. Cosa doveva fare il bianco? Togliersi dall'allineamento, giocare mosse tipo donna di 6, spostarsi. Invece ha giocato tranquillo, ha pensato, vabbè, adesso cambio una torre,
deve rimangiare, cambio la seconda torre e poi propongo la pasta. Però, guarda che mossa formidabile. Cioè, ha sottovalutato ampiamente il motivo geometrico. Questo allineamento. Ha giocato torre C2. Questa è una mossa difficilissima da vedere, effettivamente, perché psicologicamente il bianco dice la colonna C è controllata da me, dalla mia torre. Tra l'altro torre C2 non cattura niente, è una mossa così, appesa, ma in realtà il problema è la torre non la può mangiare, perché segue scacco matto. Se sposta la torre, non so, tipo torre di 1, è B5. Ecco il discorso dell'allineamento. Il cavallo è praticamente inchiodato. Che cosa può fare allora? In partita giocò G3 per crearsi il buco, ma allora è seguita alfile E7. Ha dovuto catturare l'alfile e ha perso la qualità, perché noti la regina bianca è in pratica l'unico difensore della torre C1. Quindi donna presente, scacco, ha guadagnato la qualità e poi ha vinto dopo lunga battaglia che ci trascuriamo, ovviamente. Altro esempio, questo è Ivanchuk Swidler, una posizione molto simpatica. Bisogna dire che il nero aveva solo 8 minuti sull'orologio, ecco, quindi questo è un punto, diciamo, a difesa di Swidler. La posizione del re bianco è abbastanza critica, perché ha solo una casa di fuga, ma è controllata dall'alfile G4, quindi non può fuggire. E c'è questa donna nera molto minacciosa, che minaccia per esempio donna H1 scacco matto, ma ringraziando il cielo c'è il cavallo che sta difendendo. Che cosa fare? Il problema, notiamo pure però qualche cosa: l'alfile B5 è sospeso per aria, cioè è poco protetto, non è protetto da nessun pedone. Anche la torre D3 sta in una posizione innaturale, poco protetta, è protetta solo dall'alfile, non è protetta da un pedone. Però il nero non vide l'allineamento corretto, e che cosa fece? Fece scacco, G1, scacco, F1, scacco, G1, scacco, propongo patta, benissimo, tutto sommato ho solo 8 minuti. Ma torniamo indietro, osserva, se avesse visto l'allineamento giusto avrebbe giocato torre H5. Vedi l'allineamento? Torre, donna, alfiere, tutti sulla traversa, questi pezzi allineati sulla traversa. Ora è chiaro che il bianco non può mangiare semplicemente mangiare la torre, perché segue matto. Quindi dopo torre H5 avrebbe dovuto spostare la regina, donna E4, e catturare l'alfiere. Amen, fine della partita. Vedete quindi l'importanza dell'allineamento. Questo è il succo del discorso. Cioè, tenete d'occhio gli allineamenti. Questo è un esempio di allineamento in diagonale, invece tratto da un libro, Victor Pologan, Selected Games, 1985-2004, vabbè, insomma, sono esempi tutti tratti da libri, niente di particolare. Vediamo un pochettino. Il nero ha la qualità per un pedone, però i suoi pezzi, onestamente, stanno piazzati male. La torre C6 è in difesa, sospesa per aria, l'alfile G7 è soffocato dai suoi stessi pedoni, è passivo, la donna è senza case, praticamente, diciamo, quasi, no, è in stallo, diciamo così, cioè non si può muovere, vedete, perché i cavalli controllano tutte le case, cavalli, pedoni, controllano tutte le case, quindi quella donna non si può muovere.
Quindi la situazione del nero, la qualità in più, se la fa, diciamo così, a brodo. Vediamo. Il bianco ha giocato Donna B5, Bologan, ma lui stesso nell'analisi dice, maledizione, avrei dovuto giocare Donna D1. Perché Donna D1? Perché puoi notare quell'allineamento di pezzi in diagonale. Qual è la minaccia? La minaccia è cavallo D4 che attacca la torre, minaccia la torre, seguita poi da cavallo F6 scacco. Vediamo, per esempio, torre per B6, mangia il pedone, cavallo D2, adesso minaccio cavallo per F6 scacco e perde la regina, perché la regina è in difesa. Vedi, non importa quanti ostacoli ci siano in mezzo, nell'allineamento, l'importante è notare l'allineamento. Donna G5, deve spostare la regina, cavallo E4 e fine della regina, perché purtroppo la regina è completamente dominata, deve tornare indietro, scacco, mangia e perde la regina. Anche qualsiasi altra mossa avrebbe perso dopo Donna D1, per esempio, non so, Donna F5, cavallo D4, minaccia a entrambi i pezzi, Donna E4, recupera la qualità, scacco, deve andarsene, B7 e promuove regina forzatamente, oppure dopo Donna D1, torre per B6, la mossa che abbiamo visto prima, Donna G5, ecco, mi dice Donna G5 avrebbe potuto fare il RG8, ma è lo stesso, tutte le analisi, cavallo E4, ecco, adesso minaccia Donna D8 scacco, quindi deve salvare la torre, Donna D3, minaccia di nuovo la torre, Donna D7, e sembra incredibile, ma la torre nera è persa. Insomma, in parole povere, l'allineamento è molto importante. Bisogna sempre tenere d'occhio la possibilità di allineare i pezzi. Quando ci sono degli allineamenti, è molto facile che ci siano delle combinazioni. Però gli allineamenti in diagonale sono spesso molto difficili da vedere, da sfruttare. Il nostro cervello, per motivi che mi sono ignoti, spesso ha difficoltà. Ad esempio, qui c'è un allineamento, alfiere, re. Il nero, in partita, è una partita questa del 2009, del campionato europeo, il nero giocò semplicemente scacco e poi vabbè, la partita finì patta. Dopo le analisi si vide che la mossa migliore era Donna B6 per sfruttare quell'allineamento. Non può, se mangia l'alfiere, segue scacco, alfiere F1, cavallo per G3, minaccia matto, Donna C4, però attento all'allineamento, torre Donna, torre AC8 e fine. Questo porta praticamente al matto, deve spostare per forza la regina, scacco, re di 2, scacco, catastrofe, insomma è inutile guardare. Quindi, Donna B6, dicevo, la mossa migliore, la mossa più logica è Donna C5. Almeno, diciamo, si interpone tra la donna nera e l'alfiere del bianco. Torre AC8. Vedi l'allineamento in verticale. Vedi, ogni volta che c'è un allineamento, o in diagonale, o lungo una colonna, o lungo una traversa, può succedere qualcosa. Io non sto dicendo che sempre c'è una combinazione, però diciamo è un qualcosa di stimolo, cioè spero che, insomma, diciamo, finito di vedere questo video, arrivata alla fine, la prossima volta che notate un allineamento di pezzi, vi venga in mente di fermarvi un attimo e dire, accidenti, vediamo se c'è qualcosa, vediamo se c'è una combinazione. Donna B6, scacco, alfiere di 1, scacco, vabbè, insomma tutte le varianti, re di 2, torre 8 di 2, scacco matto, tutte le varianti
portano a dimostrare che, insomma, sfruttare l'allineamento con, in questo caso con Donna B6, avrebbe portato la vittoria per il nero. Purtroppo il nero non si è limitato a dare scacco, cioè non ha sottovalutato l'importanza di questo allineamento e ha semplicemente pattato. Bene, concludiamo con Shirov, grande attaccante. Che cosa osserviamo? Un allineamento in diagonale, un piccolo allineamento in diagonale tra il re nero e la torre nera. Guardate come Shirov la sfrutta. Il bianco, Shirov, ha giocato donna G2 per sfruttare quell'allineamento. È molto istruttivo leggere il commento di Shirov. Lui su New in Chess Magazine, il numero 5 del 2008, scrive, vabbè, l'ho tradotto in maniera così, dice, io avrei potuto vincere anche giocando re C2, ma mi piaceva molto di più la mossa che ho giocato in partita, perché combina le minacce di guadagnare materiale con le minacce di matto sulla diagonale A1 H8. Quindi, diciamo, lui si è reso conto in partita che qui anche una mossa come re c2 sarebbe stata molto buona, dice, ma ho preferito sfruttare quell'allineamento di pezzi, diciamo, ero stato attratto da quella particolare predisposizione di pezzi. Vediamo come è andata in partita, vediamo le minacce. Quali sono le minacce di matto di cui parlava Shirov? Ad esempio, se adesso il nero giocava donna C6, sarebbe seguito torre H1, mangia, torre 6, scacco, re G8, F5, queste sono tutte analisi di Shirov, mangia, G6, minaccia di dare scacco matto, torre D4, cioè in parole povere, ecco l'inchiodatura della torre 6, F7, scacco, F6, scacco, R7, torre H4, minacciando poi scacco. Cioè, insomma, ci aveva minacce sulla colonna H. Questo, le sue analisi sono formidabili, ovviamente, ma insomma, torniamo alla partita. Il nero ha giocato semplicemente A6, scacco, ecco, vedete come linearmente ha sfruttato quell'allineamento, re G8, re C2, minaccia l'alfiere, scacco, ha dovuto coprire con una torre, mangia, B5, donna F6. Guarda quanto è bella, quindi, questa manovra di donna. Donna G4, G2, B2, F6. Guarda come, e adesso sta attaccando l'alfiere di 6. Guarda come è formidabile questa visione geometrica di Shirov. Ha sfruttato quindi l'allineamento di re e torre sulla colonna H. Ovviamente Shirov ha 2740 di Elo Fide, insomma, voglio dire, è una belva, è chiaro, ma anche da un punto di vista estetico questa manovra di donna è molto bella. B per C4, torre H2, eccolo qui, matto sulla colonna H. È formidabile come ha coordinato donna, torre sulla colonna H, tutto partendo dall'osservazione di quell'allineamento. Il suo commento è spaventoso. A questo punto scrive: I don't feel especially proud of this game. Cioè dice: io non mi sono sentito particolarmente orgoglioso di questa partita. Cioè, come a dire, beh, tutto sommato, che ci voleva a trovare questo genere di manovre? Porca mucca! Scusate l'espressione, ma a me ha fatto invece abbastanza sensazione. Stop.